Buongiorno a tutti, ben arrivati. Ci siamo? Io sono Paolo, ormai 18 anni di trading. Vedo che sono tanti, tanti conosciuti nella lista qui dei partecipanti. Ciao, ben arrivato Francesco. Ciao, bene a tutti. Allora, non saluto poi, mi sono sbagliato, non saluto mai nessuno per nome, proprio per evitare di magari dimenticare qualcuno. Vi saluto tutti, siete veramente tantissimi, mi fa piacere. Un saluto a tutti i nuovi trader, apprendisti trader. Allora, un attimino facciamo correre il disclaimer, poi cominciamo con questo webinar che è un appuntamento mensile. Così tanto Billy Swiss mi concede, diciamo, l'onore di fare. Abbiamo la tematica di oggi, fare trading con gli indicatori di base. Che cosa vuol dire gli indicatori di base? Allora, tanto voglio un attimino, passo già lo schermo. Mi sentite? Mi date l'ok? Si sente bene? Tutto a posto? Allora, passiamo già su un monitor dove abbiamo qualcosa di diverso. Allora, cosa succede? Quando noi apriamo la MetaTrader, per chi è nuovo, intanto spostiamo questo perché se n'è andato giù, lo mettiamo qui sopra, così c'è un po' più di spazio. Quando noi apriamo la MetaTrader, partiamo direttamente così, diciamo senza star lì, tanto tolgo il disclaimer che mi sta... Ok, lo togliamo. E allora, senza prefazione, partiamo direttamente, andiamo subito al lavoro, diciamo, mettiamoci sulla scheda di lavoro. Allora, noi quando apriamo la MetaTrader ci troviamo con un grafico, praticamente, prendiamo l'esempio di aprire un grafico dell'euro-dollaro. Troviamo così. Di solito ne troviamo quattro. Abbiamo una cosa che è normale, questa che si, diciamo che... riconosciamo dal telegiornale quando vediamo qualche grafico di borsa, lo fanno vedere così, no? Così non si può fare trading, non si capisce niente, no? Quindi già le parti iniziali che dovete magari capire è togliere questa griglia che magari non si usa o meno, bisogna saperla usare, ma vi ripeto, la maggior parte dei trader non usano questa griglia, no? Quindi ci sono delle tecniche dove usarla come entrata e stop loss, però essendo qui, adesso non voglio andare nei dettagli, ma essendo una piattaforma, la MetaTrader, che sia in base alla risoluzione del vostro monitor, se avete un monitor grande o un monitor piccolo, a un certo punto, quando arriva sugli estremi, per esempio qui, accelera, quindi si riproporziona nel grafico. Infatti, se io vado, tolgo questa funzione che vado indietro, vedete che è sempre all'interno del grafico, non va mai fuori dal grafico. Vedete questo massimo qui. Bene, anche questo minimo qui ritorna sempre all'interno del grafico. È fatta apposta così, diciamo che è una funzione per non andare mai fuori dal grafico. Però normalmente i grafici di borsa si dovrebbero guardare così. Quindi voglio cominciare veramente da zero perché sembra che fare trading sia un giochettino, sia molto semplice. Ragazzi e ragazze, io sono 18 anni che faccio trading e le ho passate tutte. Non peraltro sono dall'altra parte del monitor e faccio il relatore. Io penso che ci sono anche dei broker che danno lo spazio a dei relatori che magari fanno solo come lavoro relatore, invece sono un relatore trader. Praticamente quello che faccio è anche quello che condivido durante la mia operatività di live trading. Questa mattina condivido anche l'operatività e tutto il resto. Quindi voglio spiegarvi che non è semplice fare trading, ok? All'inizio sembra semplice, sembra un giochetto, ma non è tanto così come sembra. Poi andiamo a vedere, vi stavo parlando della scala, perché se io metto scala fissa 1 a 1 e incomincio a andare indietro, vedete che qui sparisce il grafico, va a finire la... cioè, può anche succedere che non c'è più niente, perché alla fine il grafico si muove in una scala, non è proporzionato alla risoluzione del monitor, non ce l'ho più. Posso abbassare questa linea qui che vedete qui che compare e posso andarlo a cercare. Ok? Questa funzione è la funzione che avete anche nel telefono, nei cellulari, non c'è la risoluzione che viene messa, diciamo, in base al grafico. Se io metto questo, lo tolgo, tolgo anche questo, ritorna al suo posto. Ok? Questa è una funzione che magari adesso non vi serve perché magari con le tecniche che vi farò vedere oggi, con gli indicatori che farò vedere oggi, diciamo quelli di base, non vi serve. Però magari se volete andare un po' a approfondire le tecniche di Gunn, per esempio, Gunn usava un foglio millimetrato, okay, su carta, Gunn 1930, quindi alla fine non avevano ancora il computer,
Cosa faceva? Sulla carta millimetrata si segnava tutto, quindi logicamente fogli su fogli, fogli su fogli, per arrivare a costruire un grafico del Dow Jones o comunque quello che avevano all'epoca per fare trading. In questo caso non aveva la risoluzione che in un foglio millimetrato poteva stare dentro tutto il grafico, quindi doveva usarne tantissimi. In questo caso le tecniche di Gantt non le puoi usare se non usi la scala fissa, ok? Prefazione. Questa qui. Quando avete il grafico nuovo, andate su proprietà, per esempio potete metterlo a grafico a candele, togli la griglia, ok? E già incomincia a diventare una cosa un po' più pulita. Qui abbiamo ingrandire, ingrandisci il grafico, ok? Poi magari cambi anche i colori, lo fai come vuoi. Però questa cosa qui è il lavoro del trader, cioè, diciamo, lo studio dello studente. Dello studente trader, l'appassionato, perché deve diventare una passione per fare il trader, dovete, usiamo la parola smanettare, dovete darci dentro, dovete andare nella piattaforma, non fermatevi, ah, ma io ho soltanto il tablet, no, no, ma io lo faccio dal telefono. Questo qui, no, avete mai visto un trader che dal telefono fa trading? Io dal telefono magari posso andare a gestirmi un'operatività, che vado un attimino fuori, devo andare a fare la spesa. So che c'è un'operazione, magari, ma strano, pure metto un take profit, ma dal telefono non faccio trading. La piattaforma MetaTrader 4, MetaTrader 5 sono piattaforme costruite per il linguaggio operativo Windows, quindi Microsoft. Quindi se avete un tablet, dovete avere un tablet che abbia Windows, tipo Surface da Microsoft, senza fare pubblicità, ma pochi tablet hanno Windows, solitamente in Android, quindi hanno un'altra piattaforma. Esiste la MetaTrader dell'Android? Sì. Ma è un'altra cosa, gli indicatori non sono in linguaggio Android, quindi automaticamente gli indicatori non si possono usare. Però queste sono tutte cose che alla fine io vi dico, perché non ha senso, se non avete un computer con Windows, andare a studiare il trading seriamente. Quindi anche queste cose sono cose basilari, ma ci tengo a dirle. Quindi chi l'apprendista trader deve essere una persona curiosa, deve essere uno che alza il sasso per guardare cosa c'è sotto, la curiosità, cioè la voglia di fare, smanettare nei grafici vuol dire tanto, vuol dire veramente portarsi avanti. Se non siete portati per lo studio, ragazzi, prendete il computer, usatelo per Facebook e non per fare trading, perché state perdendo tempo. Ok? Quindi queste tutte le funzioni della MetaTrader dovete andare a vedere cosa vuol dire inserisci, qui ci sono queste formate, queste cose qui, queste che vedete qui sono le stesse cose che ho messo io qui alla fine, no? E, che ne so, forme, rettangolo, triangolo, eccolo qui. Okay? Ognuno ha la sua impostazione, le potete cambiare e poi logicamente tutti i grafici di borsa li trovate qui, oppure se avete questa cosa qui e non trovate i grafici è perché magari avete questa funzione, nascondi tutto. E avete praticamente solo queste poche cose. Quindi, ah, ma io non ho il Bitcoin, che poi va bene, lasciamo stare le criptovalute, non lo voglio neanche menzionare, perché secondo me è uno strumento che è troppo fresco per andare a fare trade sul Bitcoin. Lasciate stare le criptovalute, rimanete nelle cose classiche di valute standard, euro dollaro, sterlina dollaro e così via, no? Le major, diciamo. Però se volete dare il DAX, per esempio, e non lo trovate, oppure il Dow Jones non c'è, vuol dire che avete nascosto gli strumenti, tasto destro uguale dove mostra tutto e ti fa vedere tutto quello che il broker ti può far tradare. Quindi questa funzione tanti non la sanno, dicono, ah, ma io non ho l'oro, perché non ho l'oro? Ragazzi, la curiosità, andate su Google e scrivete il mio MetaTrader non mi fa vedere l'oro. Ti arriva un video di 2-3 minuti di qualcuno che si è preso la briga di fare un tutorial e trovate queste funzioni. Cioè, la curiosità vi deve portare a fare veramente lo studio di tutto, ok? Bene, poi non vado nei dettagli perché ogni singola valuta, se voi cliccate, andate su specificazione e avete anche la tabella di cosa, quando apre, quando chiude, come è calcolato lo spread, come è calcolato lo swaps, come è il margine di copertura, ok? E tutto il resto, ma è percentuale del margine. Qui, per esempio, il margine di copertura è a zero, quindi non è una funzione di hedging attiva, ma queste cose sono tutte cose un po', diciamo, che personalizzate, che dovete anche chiedere o al broker o comunque al conto che avete in mente di fare. Cosa di leva finanziaria, anche se non è un corso base, tanti chiedono, ma è meglio usare la leva 1,30. Perché? Perché 1,30? Allora, la regolamentazione europea non ti dà la leva finanziaria oltre l'1,30.
con la scusante, proprio scusante, di dire no, ma sennò 1,30 è troppo rischiosa. Il tuo capitale è a rischio con 1,30, ma diciamoci la verità: se io ho un conto da 500.000 euro, allora non mi serve la leva finanziaria perché posso fare uno su uno, traggo i miei 500.000 euro, non ho bisogno, pure una leva finanziaria 1,30 mi agevola. Però se avete un conto da 1.000 euro, 2.000 euro, con la leva 1,30, da 1.000, 1,30 diventano 30.000. Se avete la leva 1,300, diventano 300.000, giusto? Se avete 500 e così via, no? Quindi la leva più alta è meglio, è la leva massima che offrono i broker è 1,500. Una volta c'erano i broker che offrivano la leva finanziaria anche fino a 1,800, anche 1,1000, 1,2000. Lasciate stare via le mani da queste cose. Se avete la leva finanziaria 1,1000, 1,2000, è come se io metto una posizione da un lotto, me ne vado. Dopo una settimana guardo, ho guadagnato 5, 6, 7, 8 mila euro, la chiudo e porto a casa il guadagno e magari ho fatto solo un conto a 200 euro, mi guadagno 5 mila euro. Chi è che ti regala dei soldi oggigiorno? Nessuno. Quindi chiaramente è normale che una leva 1, 1000, 1, 2000 sono quei broker che hanno una regolamentazione, una licenza in un paesino del Bogotà, un paesino, no, come si chiama? C'era un paesino, non mi ricordo più, che poi l'ho anche cercato perché volevo capire, ma ho chiesto, ma hai visto questo broker? Aveva la regolamentazione in un'isola che aveva 160 abitanti. Quindi capite che sono cose assurde? Chiaro che i metodi di pagamento, no, accettiamo solo carte di credito. Chiaro, perché ti prendono i soldi, tanto non te li danno mai indietro, non ti daranno mai indietro una lira. Ok? Quindi attenzione a queste cose, vedi Swiss. Ha la sua regolamentazione, è tutto a posto. Regolamentazione europea leva 1,30, regolamentazione fuori dall'Europa leva 1,500 che si fa trading senza problemi. Ok? Bene, chiudiamo questa tematica per vedere la leva finanziaria. Andiamo qui, navigatore, togliamo un po' di roba perché c'è tanta roba aperta e vado per esempio sopra il mio conto. Prendiamo questo conto qui, 14, vado sopra, vedete che c'è scritto leva 1,500? Ah, avete scoperto una cosa che non la sapevate? Come vedere dov'è, come la leva finanziaria? Vai qui, leva finanziaria, sopra, 1,500. Non lo sapevate? Adesso andate a vedere nel vostro broker e vi accorgete che avete la leva 1,50. Perché? Perché ci sono dei broker che non ti danno la leva, perché intanto questo qui si brucia i soldi, meglio che mi metto in tasca i 1.000 euro che ha messo, non gli do la possibilità neanche, non gli do abbastanza fiato per respirare, lo soffoco subito. Ci sono dei broker che fanno così. Quindi attenzione, se avete un broker con la regolamentazione europea, avete la leva 1,30, non andate oltre. Se volete giocare un attimino un po' di più, usiamo la parola giocare, avere più spazio, più libertà, avete la leva 1,500, ok? Cosa vuol dire anche la leva 1,500? Io faccio un esempio che forse fa anche ridere, è un rotolo di cardigenica intero e la leva 1,500, un rotolo di cardigenica nuovo. Prendete il rotolo di cardigenica e toglietene tanta di carta fino ad arrivare vicino al cartoncino, quello che rimane vicino al cartoncino è la leva 1,30. Quindi con una leva 1,30 vi potete pulire, non, diciamo le parolacce, poche volte. Con la leva 1,500 avete il rotolo di cartigenica intero, vi potete pulire tante più volte. Ok? Così è il ragionamento della leva finanziaria, molto semplice da spiegare. Va bene? Ok, andiamo adesso però nell'artefatto, diciamo, di cosa succede. Per esempio, prendiamo una cosa del genere. Ah, questo qui è già questo è un albero di Natale, cioè pieno di luci, pieno di cose. Come mi devo comportare? Cos'è questa cosa? Come lo devo usufruire? Come faccio? E quindi alla fine ti trovi praticamente in condizioni di non capire più niente perché del trading è un passaggio devi passare diversi stadi per poi riuscire a capire, ah, ma bene, è passato l'orario, sono le 11, sì, ok. Allora, devi capire anche come funziona, cioè io tutte queste cose colorate che vede, un metodo ciclico, il metodo chiamato fascia, quindi so quando entrare long, quando entrare short, quando c'è il tempo di entrare, quindi anche l'operatività sul tempo. Non è un indicatore standard, l'indicatore standard, adesso li andremo a vedere perché logicamente chi parte da zero deve usufruire la piattaforma così com'è. Questi indicatori che vedete qui non sono indicatori da zero, sono indicatori personalizzati che mi sono costruito io. Questo, o meglio, ho fatto costruire, questa è una media mobile, questo è un indicatore standard. Adesso andiamo a vedere come fare trading senza guardare tutta questa roba qui che è un albero di Natale, ma magari guardando soltanto
un indicatore semplice. Allora, ritorniamo al nostro grafico, lo andiamo a recuperare. Dai. Eccolo, senza aprire, ho tanti grafici, meglio senza aprirne uno nuovo, guardiamo questo. Allora, io ho questo grafico qui. Prima cosa, posso andare a cambiare i colori delle candele, qui dove, come vi dicevo, dovete smanettare, vedete, la griglia non ci serve, lo sfondo nero, io uso lo sfondo nero perché dopo 3-4 ore che guardo il sfondo bianco incomincio a vedere le stelline. Barra superiore, quindi candela rialzista, la metto verde, candela inferiore la metto rossa. Qui sono i contorni della candela toro, toro e orso. C'è qualcuno che mi sa dire perché si chiama candela toro, perché si chiama orso? Dai, vediamo se qualcuno mi... Vedo che sono anche tante ragazze, dai, Miriam, Pamela, dai, Cinzia, avanti, Giuliana, tante ragazze, questo mi fa piacere. Siete più portate per fare trading perché non siete disperate come gli uomini, non siete... il trade aggressivo solitamente è l'uomo, quello che agisce oltre, fa il passo più lungo della gamba. Dai, ditemi. Ok, perfetto. Benissimo, Francesco. È proprio la definizione giusta: orso e toro. Dai, qualcun altro? Ve lo dico per non perdere tempo, perché poi il tempo passa, il webinar dura un'oretta, non lo posso fare oltre l'ora perché mi sgridano. Quindi, assolutamente. Allora, la candela orso e la candela toro, il toro, se avete notato, ha le corna, giusto? E il toro come si difende? Dando una cornata dal basso verso l'alto. Quindi la candela toro e la candela rialzista. Vede? Candela rialzista, quindi la metto anche verde. La candela orso, com'è la candela orso? Cosa fa l'orso per difendersi? Dà le bracciate dall'alto verso il basso. E quindi è una candela ribassista. Vedete che sono cose basilari che uno magari non si è mai chiesto. Che cos'è una candela? Cosa vuol dire orso, cos'è toro? Perché davanti alla Wall Street c'è la statua dell'orso del toro che lottano, il bronzo dell'orso del toro? Proprio perché c'è questa definizione dell'orso del toro. Molto semplice, forse anche un po' simpatica e forse anche un po' poco significativa, perché dice, ma boh, chissà perché ci sarà l'orso e il toro. Vedete, la definizione deriva proprio da questo movimento della lotta dell'orso e del movimento del toro per difendersi. Ok? Vedete? Avete imparato magari qualcosa di nuovo, magari qualcosa che già lo sapevate. Ogni webinar mio o anche di qualche altra persona, anche di un altro relatore o di un altro trader, magari anche di uno antipatico, più antipatico di me e che magari non sa neanche fare trading, però vi dice qualcosa e qualcosina si assimila sempre, perché il trading, il mestiere di fare trading, è un mestiere che non si può trasmettere. Cioè non si può, io non posso dire a insegnare a una persona a fare trading. È una cosa che non esiste. Non si insegna. Il trading si può assimilare da sé, prendendo un po' da una persona, un po' da un'altra. Un po' da una rivelazione di qualcosa, ah, adesso ho capito, magari non hai capito niente, ma nel momento hai capito, quindi va bene. E poi, ah, adesso sì, e piano piano porti avanti assimili sempre cose nuove, e piano piano riesci anche a capire come funzionano le cose basi, però è prima imparare ad usare la piattaforma. Uff, prendo un attimo, bevo qualcosa. Ben arrivato Ettore, sei un po' in ritardo, ma non importa. Poi magari c'è la registrazione se c'hai piacere di vederti dall'inizio, ok? Quindi è molto importante questa prima parte. Allora, diciamo però l'indicatore di base, visto che la tiro tanto lunga, perché la tiro così tanto lunga? Perché il webinar o comunque una lezione non è fatta, cioè io non posso, non sono, che ne so, un corso di come imparare a usare Microsoft Office, che ti impari Word o PowerPoint. Magari 10 lezioni vi posso far vedere come fare una presentazione, ma il trading no, il trading non ha una sequenza di 10 lezioni e poi diventi un trader. Non sono un idraulico che vi porto con me, vi faccio vedere come si mette un rubinetto. Questo lo puoi far vedere. Un apprendista idraulico dice: ok, ah, ho visto come si mette il rubinetto, ci provo una volta, ci provo 2 volte, ci provo 3 volte, la terza volta ha capito e sa mettere un rubinetto. Ma il trading no, il trading non è un lavoro tradizionale, ok? Un mestiere molto complesso. Forse per tanti, anche per me, è il più bel mestiere del mondo, perché alla fine ti alzi,
Io da casa mia faccio training, quindi cosa faccio? Mi alzo, mi metto la tuta e via, sono già pronto. Cioè non è che mi devo mettere giacca e cravatta. Ci sono anche i trader, quelli istituzionali, quelli che vanno a Wall Street, quelli che vanno in banca, nel loro ufficio. Ognuno ha il suo habitat naturale. Il mio habitat naturale è il mio ufficio in casa. Scendo, vado nel mio piano dove c'è il mio ufficio, la mia stanza d'ufficio. Se volete vedere com'è il mio ufficio, andate sul mio canale di YouTube, dopo magari vi do i contatti e potete vedere anche com'è la mia situazione di trading. Dopo 18 anni che faccio trading, lavoro con della mia scrivania, ho 17 monitor, ok? Sono selezionati per altre cose, azioni, monitoraggio, arbitraggio, trading. Questi sei monitor che sto usando adesso sono per esempio soltanto per le valute, cioè, con il tempo mi sono un po' sistemato, perché logicamente, come dico sempre, se io avessi una ditta di trasporti avrei incominciato con un furgoncino, poi con un furgone, poi con un camion, poi con diversi camion con tutti i miei impiegati. Quindi si cresce, perché ho bisogno di crescere, abbiamo bisogno anche di espandersi, ok? Bene, a un certo punto arriviamo però adesso a capire che cos'è il trading, gli indicatori di base. Allora, secondo voi l'indicatore di base è una trend line? Potrebbe essere un indicatore di base una trend line? Allora, prima cosa, le trend line, partiamo proprio dalle cose. Quelle verdi sono supporti, giusto? Quelle, prendo a caso l'euro-dollaro, quelle rosse sono delle resistenze, giusto? Il supporto vuol dire che supporta un prezzo, può arrivare in questa zona e ripartire. Resistenza, il prezzo arriva in quella zona, la zona fa resistenza, il prezzo scende. Ok? Poi abbiamo i supporti e le resistenze, quelle statiche. Allora, già questa cosa è una cosa diversa, per chi all'inizio si parla di diverse cose. Allora, forse anche un po', forse troppo base, però mi fa piacere con tutti, perché anche ho già sentito anche tanti altri trader o apprendisti trader che dopo 5-6 mesi hanno visto un webinar mio e dicono: sai cosa, Paolo, mi hai aperto un po' gli occhi, mi hai detto delle cose che erano molto sensate. Perché allora io vi dico che questa zona qui, cioè vi dico che questa trend line verticale, prendiamo una penna, questa qui è un supporto, questa qui è anche un supporto. Questa è una resistenza, questa è una resistenza. Non guardate che sono messe a caso, non c'entrano. Però questa è una resistenza in movimento, quindi se il prezzo cade qui o cade qui o cade qui o cade qui, questa qui, anzi, resistenza dovevo farlo da sotto, ma in ogni caso la facciamo giusta, perché sennò poi va a finire. E se vado da sotto a sopra, così, ogni volta che tocco il prezzo, vedete che cambia il prezzo, perché è in movimento. Se lo tocco qui è 1,2050, 1,2070, 1,2090, 1,21. Quindi vedete che cambia, perché è una resistenza dinamica. Stessa cosa con il supporto, ok? E stessa cosa con le resistenze invece. Questo qui è dinamico, perché il prezzo è in movimento, ok? Va a toccare la resistenza o il supporto in base al movimento. Bene, questa l'abbiamo chiarita. Le resistenze, quelle statiche, sono queste. È una resistenza statica. Ogni volta che il prezzo arriva lì, il prezzo sarà sempre 1,21,68. Un supporto sarà sempre 1,21,40. Quindi un supporto è una resistenza statica. Anche qui sono sicuro che tanti di voi dicono: ah, cavolo, però non è che sia tanto importante per fare trading, o meno, non è essenziale, anzi, probabilmente in tante strategie sì. Però non lo sapevo, non ci ho mai pensato a questa cosa. Bene, certo che se è un supporto lo dovrò mettere. Usiamo proprio il grafico H1 per fare degli esempi, per andare proprio su un time frame un po' più stretto. Allora, questa è una zona di supporto che io lo so, perché da qui il prezzo è salito. Ok? Quindi questa zona qui è una zona di resistenza. Mettiamola qui, su questo pezzettino prima. Allora, qui abbiamo già avuto una bella informazione dal grafico. Okay? Lasciamo stare queste qui, poi le usiamo dopo. Okay? Allora, cosa abbiamo avuto di informazione adesso? Qualcuno mi sa dire? Allora, abbiamo avuto che questa resistenza qui, questa zona qui, in questa zona qui il prezzo è andato sopra, ha rotto la resistenza ed è tornato su. Questo vuol dire che questa zona qui, la segniamo così, è una falsa rottura. Ok? È un fake, proprio una rottura sbagliata. Quindi io non lo posso fare il trading qui, non posso fare trading su questa rottura. Posso anche tentare il long, ma al limite, se non lo faccio e non sono al mercato a quell'ora lì, il
non lo vedo, il prezzo torna sotto, allora bello perché il prezzo torna sotto, allora io ho un'idea di trading. Vedete ragazzi, le idee di trading sono semplicissime. È tornato qui sotto, quindi il breakout di questa candela qui, breakout, nuova parola, cosa vuol dire? Breakout, rompere oltre, cioè rompere, andare oltre a una zona. Quindi questo, il breakout, la rottura di questa candela, di questa chiusura di questa candela, la candela chiude poco sopra perché se notate il corpo è questa la chiusura. La spike, la cosiddetta candela spike, dove è andata a finire? In questa spike qui è il minimo. Allora io vedo che mi chiude qui, scende, entro qui. Se io entro qui, dove metto lo stop loss? Dipende da quello che voglio rischiare. O mi posso mettere lo stop loss sull'entrata. Ok, io entro qui e magari mi prende prima di scendere di nuovo, oppure lo metto sopra la zona di resistenza. A volte non ha neanche senso metterlo sui massimi assoluti, lo metto magari in una zona. Io uso veramente una zona molto particolare che è il piercing della candela. Il piercing, nuova parola, piercing, cosa vuol dire piercing? La parte centrale, la metà, il mezzo, il 50%. Vedete, visto che io il Fibonacci me lo sono già un po' personalizzato. O il Fibonacci che usava Gunn negli anni 30, ok? 20, 20 0, 25, 50, 75, 100. Perché a me interessa solo veramente alla fine il 50%, gli altri non li guardo quasi mai. Però c'è un motivo perché li uso. Poi questa però è un po' più avanzata, quindi non andrei a spiegare oltre. Comunque mi serve il 50%, cioè la parte centrale di questa candela. Mi metto questa trend line qui. L'indicatore Fibonacci lo uso solo per calcolarmelo e quindi potevo entrare in questa zona qui mettendomi lo stop loss sopra il massimo di questa zona. Ok? Quindi ho il mio trade, posso entrare benissimo qui, uno stop loss di 10-15 pips per fare 50. Rischio rendimento, io sono un trader un po' anticonformista. Non sono normale. A volte entro magari anche per fare solo 10 pips, ma non metto neanche lo stop loss o uno stop loss antidisastro di 100-200 pips. Perché? Perché il rischio rendimento per me non ha senso. Ok? Poi nei miei video, nel mio blog, trovate anche operatività in automatico con un robot dell'ultima versione a dicembre che sta veramente. Io sono praticamente dal lunedì al venerdì, mi alzo alle 5 e mezza del mattino. Perché se no sono qui tutto il giorno, verso le 2, 3, 4, 5 di pomeriggio, a volte anche le 7 riesco a staccare perché ho tante tante richieste per via del trading automatico. Ho una macchinetta, un robot, io lo chiamo la mia pensione, che è adesso all'ottavo anno operativo, che l'ultima versione sta veramente funzionando bene, ma non voglio adesso annoiarvi col trading automatico. Per questo c'è magari il webinar precedente a questo dove ho spiegato molto, che lo trovate nel mio blog tra un'oretta quando lo carico. Il mio blog, poi vi do i miei contatti, vediamo se riesco già a caricarvi adesso perché magari potete già andare a dare un occhio. Vi ripeto, non è pubblicità perché intanto non vendo niente, cioè non è che abbia lo. Cos'è sta roba qua? Perché non mi parti con la seconda slide? Io non capisco perché non mi parte mai la seconda slide. Non parte. Va bene, niente, allora faccio così, perché sennò stiamo qui fino a domani. Okay, questi sono i miei contatti. Questo è il blog, molto importante. Qui non scrivetemi che è un sito per il trading automatico. Se volete scrivermi, iscrivetemi a questa mail, questo è il mio blog. Su Skype mi trovate sotto MP Forex, trovate il mio Skype. Okay? Fatemi uno screenshot sul sistema di GoToWebinar, c'è in alto da qualche parte una macchina fotografica, cliccate lì e automaticamente vi segna lo screenshot di questa slide. Okay? Vi ripeto, Skype è MP-Forex. Bene, via, togliamo anche questo, torniamo nel nostro grafico. Okay? Tornando qui, io potevo entrare e farmi il mio trade. Questo addirittura, torniamo nella tematica del webinar di oggi, è fare trading con gli indicatori di base. Questi sono indicatori di base, questi sono analisi tecnica, ok? Non è analisi ciclica, anche se vi dico un piccolo segreto, l'analisi ciclica e l'analisi tecnica è la stessa cosa. Quando io faccio un'analisi tecnica, faccio analisi ciclica. Quando faccio analisi ciclica, faccio analisi tecnica. Poi andate a cercarvi le differenze e troverete che alla fine è la stessa cosa. Ok? Però abbiamo inserito il primo trade, per esempio. Bene, io però ho anche un'altra informazione, che ho un range operativo.
range operativo è andare da questo minimo a questo massimo. Quindi sta lavorando qui dentro. Bene, da questo minimo a questo massimo, visto che abbiamo un nuovo massimo, io vi consiglio sempre di aggiornare dal minimo al massimo, prendendo anche la rottura, un Fibonacci. Ok, quindi abbiamo qualcosa di importante in più da seguire. Cos'è questa cosa che possiamo seguire in più? Vedete che la parte centrale del ritracciamento, il 50%, è questa. Ok? Quindi probabilmente se adesso siete short, il livello del 50% potrebbe essere un supporto da rispinta. Ok? Togliamolo. Per il momento togliamo e andiamo a inserire le nostre trend line. Ok? Trend line regolari e trend line irregolari. Due cose, vi ripeto, io sono veramente un po' diverso da tutti gli altri trader perché quando faccio trading lo faccio nei prezzi che nelle zone che io so. Anche se faccio un webinar, adesso non lo sto facendo con voi, ma nel webinar precedente ho fatto trading, faccio live trading, vendo il dollaro australiano contro il dollaro americano oggi, per esempio. Però va bene, lasciamo stare. Le mie performance le trovate nel mio blog e quindi non abbiamo bisogno di parlarne oltre. Ok, questa è una trend line. Prima cosa, come vado a tracciarmi una trend line? Su che punti me la devo tracciare trend line? Un po' interagite un po', per favore, fatemi delle domande perché tanto vi rispondo automaticamente mentre parlo, ma se avete qualcosa che vi sta a peso, me lo dovete dire subito, magari chiedermi ma cos'è, come faccio, che media mobile usi, qualsiasi cosa anche banale deve essere chiesta. Ok, come traccio una trend line? Quali sono i presupposti, i criteri per tracciare una trend line? La traccio a caso? Allora, immaginatevi che io ho il grafico. No, questo lo toglio, questo lo tolgo e vado qui, ho il grafico qui. Vado avanti uno alla volta e io ho per esempio questo massimo qui. Ok? Si vede? Buono, vado avanti, 12. Vedete che io qui ho comunque una zona di resistenza che è questa. Quindi so che sono vicino alla zona di resistenza, potrebbe toccare la resistenza per poi crollare. Allora, andiamo avanti, io vedo che qui c'è un secondo massimo. Sono due massimi crescenti. Essendo due massimi crescenti o anche due massimi non crescenti, io posso utilizzare una trend line, indicatore di base. Attenzione, indicatore di base. Quindi metto questa trend line. Se avete, e qui vi do un piccolo consiglio: se avete la trend line che vi fa questa cosa qui, che diventa all'infinito, che poi è ingestibile perché non trovate più dove finisce e non vi piace avere la trend line che non finisce più, allora andate qui, trend line proprietà, andate su parametri e togliete il raggio, la spunta. Tac, vi diventa come la volete, la potete accorciare, la potete allungare, come volete voi, ok? È più manneabile, più semplice da gestire. Ok, io vado avanti. Ritorniamo a noi, facciamo sempre col tasto F12, andiamo avanti di poco. Non sappiamo quello che arriva dopo, ok? Però ho due massimi, quindi mi posso tracciare questa trend line, la traccio così, anzi la devo tracciare che la posso anche vedere. Me la traccio qui, su questi due massimi. L'informazione adesso, io non so che cosa viene dopo, ok? Quando il prezzo andrà a toccare questa resistenza, io potrò vendere, ok? Quindi abbiamo una resistenza statica e resistenza dinamica, tutte basate sui massimi di breve termine. Andiamo avanti. Sono fatta un po' troppo corta, non potevo sapere, la posso sempre allungare. E andiamo a vedere, chissà perché, chissà per caso. Aumentiamo un po' il grafico, se no diventiamo ciechi a guardare tutte le cose piccoline. Oh, l'ho spostata, bravo Paolo. Andiamo a vedere che cosa sarebbe successo su questa zona. Ok? Andiamo, massimo, un nuovo massimo, trend line di resistenza dinamica, resistenza statica, prezzo che va sopra la resistenza statica, va a toccare la resistenza dinamica, prezzo che torna sotto la resistenza dinamica, sotto la resistenza statica, breakout, short. Ragazzi, per oggi il webinar è finito. Io vi ho già fatto vedere una cosa che è molto più importante di tante, tantissime altre cose. Stavo scherzando, logicamente il webinar non è finito, però la semplicità nel trading
Io lo chiamo bagaglio del Treda. Cioè, se andate a vedere le cose complicate, se io vi faccio vedere delle cose complicate, potrebbero essere. Adesso vi faccio un esempio. Questo è un grafico molto semplice, un trade molto semplice. Trade semplice è la cosa più semplice, più banale, si fa la cosa migliore. Però, se volete vedere qualcosa di più complicato, guardatevi questa cosa qui. Che si capisce, dico una cosa del genere. Questi triangoli che vedete qui, questi rombi che vedete qui, è la teoria di Gunn, che questa è una cosa un po' più complicata, però se non riesci a capire questo, fai le cose più semplici. Ci sono dei trader che nella semplicità sono assolutamente profittevoli. Se volete fare un trade e poi lasciarlo correre, fate un trade basato sulla semplicità. Inutile andate a cercare, voglio fare scalping, parola molto bella perché suona bella, scalping. Scalping arriva da scalpello, possiamo dirla così, e andare a togliere un pezzettino dalla montagna sempre. Quindi lo scalping era si usava anni fa quando i broker, quelli fasulli, aspetta che sono. Quindi rispondo. Allora, i broker fasulli, quelli che magari poi dopo un anno sparivano incassando milioni di euro da tanti trader che hanno creduto che quel broker lì gli dava lo spread a zero sull'euro dollaro. Se tu hai lo spread a zero, entri, appena hai un guadagno, chiudi. Cioè, invece con un broker regolamentato che guadagna non solo sullo spread, ma rientri, sei in perdita di, che non so, un lotto o di un pips e mezzo, dipende da quanto sia l'entrata, e quindi vuol dire che devi aspettare che vada in positivo per chiudere, no? Per coprire la spesa di gestione, che è lo spread o la commissione. In questo caso lo scalping non è più possibile, però io non lo chiamo più scalping, lo chiamo trading trading stretto, fatto sui grafici stretti, cioè sul 5 minuti. Solitamente 5 minuti, non vado oltre, il minuto è troppo veloce, quindi non lo faccio, anche perché le informazioni più piccolo è il time frame e più falsi sono i segnali, ok? Tipo anche le false rotture. Ma non è che il segnale sia anche falso, magari il segnale è anche giusto, però uno su un time frame a 1 minuto vede magari questa stessa soluzione qui, però sul minuto questa discesa qui saranno 5 pips, qui sono 60 pips, quindi questi 5 pips li devi prendere. Ma non ti rendi conto che già ne paghi un pips e mezzo al broker, quindi non ti rendi conto che stai guadagnando talmente poco, non te la chiudi. Ma se fai trading su time frame veloci, devi anche essere consapevole che prenderai pochi pips e non una espansione di 60 pips. Ok? Torniamo a noi. Ok? Quindi a questo punto sto perdendo anche il filo, vedete? A questo punto la semplicità. Allora, un attimino che. Allora. Allora, andiamo avanti. La semplicità. A volte uno si mette a fare, io ho visto quel trader lì sta usando il square 9, cioè praticamente il quadrato del 9 di Gunn, tutte queste cose complicate che sono bellissime, però devi avere veramente passione per fare. Io, i miei robot sono basati sull'algoritmica, sono matematico, anche se non sono laureato in matematica o che ne so io, però è la mia passione, è stata sempre la mia passione i numeri, e quindi ci ho dato talmente tanto dentro che sono contento, sono realizzato come trader dal trading automatico, sono affermato, conto adesso 700, quasi 700 conti di trading attivi in automatico, quindi non tutti i miei, logicamente io ne ho 7 soli in automatico, ma tanti che si sono affidati alla mia operatività. Ok, ma questa è un'altra tematica. Il trading però semplice, per chi è all'inizio, è la cosa più salutare, più genuina che esiste. Questo trade qui era da fare con queste cose. Andiamo a vedere però un'altra cosa. Io in questo webinar vi voglio veramente portare in un mondo che secondo me poi direte, ma sai, quello parla tanto, forse non è neanche tanto simpatico, però quello che ha detto, c'ha anche ragione. Bene, andiamo a vedere dov'è che devo uscire se io entro qui. Dai, ditemi qualcosa, dove esco io? A parte il 50%, dove esco? Prendiamo un'idea per portare avanti questa tematica. È talmente
variopinto, è vasto il mercato del forex, che io potrei parlare settimane senza interrompermi, però andiamo avanti. Tanti di voi già mi conoscono perché vedo i nomi e vi conosco. Allora andiamo avanti, prendiamo una zona di supporto. Allora, siccome io sono qui in alto e faccio trading, questa zona qui l'ho già vista, è una zona di supporto. Allora, perché devo aspettare? Da qui entro, mi prendo il take profit qui, dite voi, giusto? La cosa più sensata che andreste a rispondere se io avessi fatto questa domanda. Io vi dico no, non è giusto prendere il take profit lì. Non perché adesso vedo il grafico ed è più basso, perché il take profit non era questo, era questa zona qui. E vi spiego anche il perché. Vi faccio una cosa, vado a prendere questa, no, questa no, vado a prendere questa trend line, me la copio e la porto parallela, vedete che è parallela, la porto giù sul minimo che ho. Io quando sono qui ho già questa trend line che non è rossa perché è una zona di supporto. Allora devo andare a cambiare il colore e me la metto verde. Ok? Bella verde. Bene, torniamo al nostro giochettino di prima. Ingrandisco un po' il grafico. E torniamo al giochettino di prima, questo e questo. Andiamo indietro. Ok, andiamo qui. F12, vado avanti di candela una alla volta. Il mio trade sta andando bene. Ho tracciato questa zona di resistenza e mi sono preso questa trend line che l'ho portata parallela a questo. Ho fatto un canale. Ok, vado avanti. Siccome io non so dove sono, devo incominciare a prendermi profitto. Avete visto? Non devo avere una cosa. Tanti trader, io mi ricordo quando io ho cominciato. Dobbiamo rispettare i target, perché il target è quello, il target, il traguardo, il punto d'arrivo. Se non si rispettano i target, non imparerai mai, allora esci troppo presto. Questo, quando io arrivo qui, che sono le 16 di sera, e il prezzo cambia la candela sull'open price, quindi la chiusura e l'apertura della candela successiva. Io qui prenderei profitto. Perché? Perché io da qui che sono entrato, anche qui già bastava, ma qui sei già abbastanza, devi aspettare di arrivare qui? Quando ci arrivo? Se chiudi qui, hai perso, o meglio, non hai guadagnato gli ultimi 6 pips. Uguale. Poi vedi che saliva ed eri demoralizzato. Essere demoralizzato, essere con scatole girate, essere di malumore, cosa vuol dire il malumore per un trader? Il malumore per un trader ti toglie la serenità. La serenità è un componente del bagaglio del trader. Se non sei sereno, non puoi fare trading. Se hai litigato con la moglie o col marito, o se hai problemi al tuo lavoro tradizionale, o se hai problemi in famiglia, o sei anche malato del raffreddore e l'influenza, non sei sereno, non devi fare trading, ok? Queste sono le modalità. Se non sei sereno, non si fa trading, perché ti porta a fare decisioni che non sono giuste. Andiamo avanti. Io avrei preso profitto lì. Comunque, prezzo continua a salire, perdita di tempo, e poi arriva al suo target, che poi va anche oltre. Però io vi ho fatto vedere che qui si poteva prendere qui. Ma va bene, adesso abbiamo inserito questi, siamo quasi arrivati alla fine e non abbiamo ancora fatto vedere niente, Paolo. Ma perché? Perché è molto vasto, in un'ora non posso farvi vedere tutto quello che c'è nel mercato. Ci vogliono mesi, 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 mesi ininterrottamente di parlata per farvi spiegare le cose. Ma vi do un altro po' di input. Allora, c'è un indicatore che tanti di voi poi me lo chiederanno e ve lo passo per Skype, non c'entra niente, è tutto gratuito. Vado su indicatori. Me lo trovo qui, io so questo indicatore di pivot. Cosa sono i pivot? Pivot point, ok? Sono dei punti segnati a matita nelle prime borse americane, nelle prime, no, borse non potrei neanche chiamarle borse, nei primi capannoni dove c'era il baratto del cotone a Detroit, Kentucky, nell'America. Si parla degli anni 800-900, giusto? Allora, cosa facevano? Siccome arrivavano i carri di cotone e dovevano vendere questo cotone, in base alla quantità di cotone che arrivava, okay, dovevano dare un'idea di prezzo. Ma non è che potevano dire, ok, oggi sono arrivati, che ne so, 50 carri, lo vendiamo a 2 euro. No,
Sono arrivati 50 carri, lo vendiamo a 5 euro, era richiesta. Allora, richiesta, sale il prezzo, ma allora dovranno avere un punto di partenza basato sul giorno precedente. Quindi, basandosi sul minimo, sul massimo del giorno precedente, viene fatto questo calcolo, minimo e massimo per 2 diviso 2, no, minimo per massimo diviso 2, no, diviso 3 per 2, vabbè, adesso non me lo ricordo il calcolo, ma non è interessante perché alla fine, cioè, non è importante adesso sapere veramente il calcolo. Andate a trovare su Google, ve lo scrivete come il calcolo del pivot point, e in base a questo indicatore ve lo fa automaticamente. Formula 0 vuol dire il tempo. Se io trado un azionario che è a New York, metto più 9 ore o che ne so, più 6 ore, cioè dipende da dove sono, in che regione. Siccome noi tradiamo le valute sono uguali in tutto il mondo, non hanno un GTM, non sanno un tempo diverso, quindi a qualsiasi ora il cinese apre il suo computer, vedrà che l'euro dollaro è a 1,2046, 1,2064. Se lo apre un australiano, lo vedrà allo stesso prezzo, quindi non cambia l'orario, ok? Quindi lo lasciamo a zero. Colori sono predefiniti, ok? Lo metto, ok? Non devo settare niente, mi si formano questi puntini, ok? Questi bei puntini. Se voi vedete, i puntini si vanno a staccare ogni 24 ore, che sono un giorno, separatori di periodo, ok? Ma non occorre neanche mettere i separatori di periodo perché io vedo che già la linea viola, che è il pivot point mediano, mi dà questa cosa qui che vedo già che è il giorno. Vabbè, lasciamo restare anche i separatori di periodo. Io ho detto che c'era da prendere profitto in questa zona qui, addirittura anche prima. Guardate dove si è fermato il prezzo. Maledizione. Cioè, tante volte uno non lo sa e non può fare trading perché non sa un indicatore che è gratuito, che magari non occorre neanche chiederlo a me, basta scrivere su Google pivot point e te lo scarichi. Te lo vai a inserire nella cartella degli indicatori. Come si inserisce un indicatore? Vai su Google, YouTube e scrivi come inserire un indicatore sul MetaTrader 4. Troverai 50.000 tutorial di qualcuno che si è preso la briga di fare un video di 2-3 minuti per farvi vedere come inserire un indicatore. Non sono cose dell'altro mondo, sono cose semplicissime, però bisogna smanettare, ragazzi e ragazze. Ok? Bene, in base al pivot point, io vi giuro veramente, poi non mi interessa che sia credibile o no, non avevo visto il prezzo prima. Se non ha, io sono partito da zero perché faccio così, io sono un trader preparato di per sé. Se voi mi mettete davanti un grafico, io incomincio a costruirvi qualcosa, ok? Guardate, il prezzo da dove, dello stop loss è poco sopra il pivot, piercing, pivot. L'entrata sul breakout, come ho detto io, da dove è partito il prezzo? Dal pivot è andato a fare la falsa rottura, dall'altro pivot scende, qui non si ferma, qui si ferma e qui si ferma. Quindi in questa zona qui dove ci sono i pivot partono le contrattazioni. Le contrattazioni sono entrate di altri trader, uscite di altri trader. Cos'è un take profit? E adesso vi do per oggi forse l'ultima informazione che vi dice: ah, cavolo, ma queste qua veramente Paolo le sa veramente tutte. Non le so tutte, ma ne so tante, ragazzi, sono veramente tante. Cos'è un take profit? E che cos'è uno stop loss? Vediamo se qualcuno mi dice la differenza. Adesso non mi venite a dire: ah, sì, ma lo stop loss è quando perdo soldi, take profit quando li guadagno. Non mi dite questo perché uno stop loss può essere anche uno stop a pari, eh? Quindi può essere anche un trailing stop che mi ferma la posizione in positivo. Ve lo dico io velocemente per non perdere tempo, ok? Tanto voi mi scrivete, vedo che mi state scrivendo, ma allora, no, non c'è nessuna risposta giusta, quindi ve la do io adesso la risposta. Allora, lo stop loss o il take profit sono la stessa cosa. Immaginate che in questa zona qui, beh, che brutta penna, prendiamo una penna bianca, io non so perché ogni volta mi fa questo colore qui. Allora, immaginate che in questa zona qui io abbia messo un take profit di una posizione 6. Difficile scrivere col mouse, però permettetemi, questo è un 6. Quindi io sono entrato 6, lo short, come volete qui, e sono uscito qui. Uscendo da questa zona qui, che cosa porto sul mercato? A parte che ho preso profitto e metto in cassa denari, mettiamo gli euro, ok? Cosa comporta il mio take profit in questo caso?
comporta che in questa zona qui del take profit io sono uscito da un sell e sono entrato buy. Ma Paolo, sei entrato buy, ma non è vero perché hai preso profitto. Avete mai sentito parlare di flussi monetari? Adesso vi dico una cosa molto carina che tanti di voi forse si immaginano, hanno proprio la foto, la fotografia, l'immagine proprio visiva di quello che vi sto dicendo. Cos'è fare trading? Cos'è il Forex? L'ho detto anche ieri sera nell'appuntamento assieme ad Andrea di Bilcis, cosa la definizione del trading in due parole. Che cos'è? Cos'è il trading? Cosa comporta? Io sono un trader o sono un broker? Cosa vuol dire broker? Intermediario? Ah, la definizione giusta è l'intermediario, ok? Per un broker. Ma io sono un broker o sono un trader? Io sono un trader, sono un broker, sono entrambi, perché io sono, adesso vi do una cosa che dite, ah sì, cavolo, non ci avevo neanche pensato, io sono il baracchino della stazione dove c'è scritto cambio, dove c'è scritto exchange. Io sono quel baracchino lì. Quando si arrivava, adesso con gli euro li hanno un po' tolti, ma di solito nelle stazioni o negli aeroporti c'è questo baracchino in tutte le lingue, con tutte le bandierine di tutto il mondo. Solitamente sono delle belle ragazze, dei bei ragazzi dietro al vetro, e parlano tutte le lingue del mondo, chissà perché le sanno tutte. Vai lì, una volta andavi in America, dovevi cambiare i tuoi euro in dollari, andavi lì, cambiavi e loro si prendevano una percentuale, 2%, 3% sul cambio. Allora, quello era fare trading, o meglio, è fare trading. È la stessa cosa. Quello però che cos'è? Non è che tu hai tolto del denaro, hai soltanto fatto un passaggio, un flusso monetario. Quindi quando io prendo del mio take profit, lo porto il mio guadagno, nel mio caso io ho portato a casa dei soldini, però nel mercato la vendita di euro l'ho tramutata in compra di dollari. Sto comprando dollari, automaticamente il dollaro prende più forza perché gli euro sono stati scambiati, quindi il dollaro più contrattazioni ci sono, più può salire. In questo momento qui c'è stato più forza di dollaro che di euro. Poi qui continua la compra e poi continua la vendita di euro. Ok? Ricomincia. Quindi un take profit è automaticamente anche uno stop loss. Quindi i livelli di pivot sono livelli di entrata ed uscita. Uscita per chi è andato sell, entrata per chi vuole andare long. Uscita per chi è andato long, entrata per chi vuole andare short. Uscita, cioè qui entrano short. Qui hanno preso profitto, motivo non lo sappiamo. Comunque, comincia qui dal pivot, comprano, arrivano vicino ai pivot. Gli orari logicamente non sono perfetti, se non immaginate la perfezione nel trading, non esiste. Quindi, quando arrivate in questa zona qui, non aspettate di toccare il pallino, magari arriva poco sotto. Guardate l'orario, 17 si porta a casa. Io alle 17, ragazzi, sono già fuori a tagliare l'erba d'estate, cioè non sto a fare tutta la giornata trading. Io vivo di trading e non vivo per il trading. Un'altra cosa che vi do per la vostra carriera di trader: smettete di stare 18 ore al computer, dormire con il computer acceso, guardare il telefono di notte. Quello non è fare trading. Fare trading è vivere di trading, è vivere di trading, quindi vivere anche la vita e godersi il tempo libero. Ok? Se invece volete vivere per il trading, essere malati, dipendenti, allora scegliete la versione di Paolo 14 anni fa, perché in 4 anni io ho sofferto, ho perso tanti soldi, dormivo con il computer acceso a fianco e di notte mi svegliavo, toccavo il mouse perché si accendesse per farmi vedere come ero messo, se avevo bruciato il conto o no. Questa è malattia, è dipendenza di trading, ok? Lo so che queste parole qua vi stanno, è come se giro il coltello nella piaga, ok? Ormai avete la mano che si è incastrata, avete il callo del telefono, dell'iPhone che si è bloccato nella mano, perché sono di avere il telefono sempre acceso per guardare come sono messe le contrattazioni. Questa è malattia, non è più passione, questa è veramente malattia e dipendenza di trader, okay? E non è assolutamente l'atteggiamento giusto. Via, andiamo avanti.
Il pivot abbiamo capito che è un livello di entrata e di uscita ed è un livello anche di regolarsi, è una scusante per prendere profitto. È una scusante. Quindi, senza aver rispettato questa trend line, che è un canale, senza aver rispettato, io qui avrei già uscito, sarei già uscito, perché poi cerchi di arrivare qui, zac, ti parte su. Adesso stare che poi di notte qui tu dormi, alle 2, 2, 3, 4, 5 di notte tu dormi. Qui magari potevi prendere il giorno dopo, vedi che va avanti, la giornata va avanti, il giorno dopo, dopo che il mercato ha fatto il suo movimento, arrivavo in questa zona di supporto, cosa succede? Il supporto, chiusura di una candela sotto, prezzo che si muove, torna su, breakout in questa zona, io entro e guardate anche qui quanto è bella il mercato, perché in questa zona qui si poteva entrare short nuovamente. Invece se magari qui, vedendo che il mercato era sceso tanto, ti volevi mettere long, eri long da qui e saresti stato in perdita di tutta questa zona, cose che capitano ai dei trader poco esperti che si mettono contro mercato perché il trend ha preso questo andamento, non puoi metterti contrario. Hai mai visto un grafico? A parte questo, vedi, za, za, ma solitamente non ti fa una cosa del genere il mercato, il mercato fa così, oppure il mercato fa così. Cioè, non è un mercato razionale, è un mercato irrazionale. Questo è il trend, devi seguire il trend. The trend is your friends, ok? Bene, andiamo avanti. Fatemi bere qualcosa. Va bene, vi sto annoiando? Se non vi sto annoiando, scrivete un feedback al broker, ad Andrea, siete, guarda che questo qui oggi veramente mi ha aperto un po' la mente, che bravo che è. Come posso seguire i suoi webinar? Poi nel mio blog trovate anche il tasto webinars dove ci sono tutti i link. Ok, però. Insomma, no? Io cerco di essere sempre chiaro con tutti, sono molto trasparente nelle mie operatività. Perfetto, grazie. Vedo che vi state scrivendo, quindi sono veramente contento, grazie. Allora, a parte questo, adesso stiamo per terminare e devo terminare entro l'ora per via della registrazione, ma come continuerebbe poi la situazione? Ci sono tante altre cose. Io adesso ho fatto vedere delle cose, però voglio terminare questo discorso e incominciarne uno nuovo, che poi vi do. L'ultima per oggi, cosa semplice. Queste trend line che ho messo parallele sono assolutamente dei canali. Quindi il canale, vedete che è questo. Il canale, praticamente io lo formo con, togliamo i separatori di periodo che non ho rotto le scatole, mettiamo poi il grafico un po' più grande, lo mettiamo così, che questa funzione qui che ti toglie un po', ti lascia così. I canali, praticamente, sono questi canali qui che puoi usufruire. Il canale ha un'altra funzione. Allora, prendiamo, copiamolo. Ho copiato il canale e lo sposto, lo metto qui. Il canale ha una funzione che si chiama forca di pitch, Andrew Pitch Fork. Lo trovate sotto qui, Andrew Pitch Fork. Io non lo uso questo indicatore qui perché secondo me è troppo rigido, non riesce a sistemartelo bene, lo devi girare, poi è un po' difficile. Io preferisco usare o il canale o le trend line, che poi è la stessa cosa. Ok? Quindi io adesso ho sovrapposto il canale, ho due canali, uno qui e uno qui. Avete notato, la forca di pitch ha un nome molto particolare, forca di pitch. Forcone. Ok? Quindi dalla parte centrale, se mi rompi, mi porti nella parte bassa. La perfezione non esiste, si ferma un paio di pips prima, poi riparte. Ok? Quindi un altro strumento semplice che ho inserito, però non è finita qui. Per fare trading devo avere un altro strumento. Poi vi ripeto, il trading non è semplice così come l'ho fatto vedere io. La semplicità è una cosa che io devo andare a cercarmi, diciamo, che non la devo sostituire con le cose complicate. Però posso anche poi capire che ci sono anche degli strumenti che potrebbero darmi un'indicazione in più. Se io ho un prezzo, cioè io mi baso, il pivot è un prezzo medio, diciamo, del giorno precedente, ok? Però oltre a questo, infatti non avete visto niente, sull'euro-dollaro io uso per esempio il mio, per usarlo io uso una 48 semplice, la metto bianca, in questo caso la metto bella grossa perché nel webinar la si vede bene, è una media mobile, la media del prezzo di 48. Cosa vuol dire la media di 48? Cos'è il 48 in questo caso? È la media di? Dai, dai Luca, dai.
Dai Giuseppe, avanti. Giorgio, Giuliana, dai. Pamela, dai. Miriam. Avanti Luca, dai. Altro Luca. Francesco. Sì, in questo caso la media delle chiusure è di quante candele? E la chiusura, chiaro, è close. Close, giusto? E la media mobile di 48, giusto? 48 è la media di 48 candele, giusto? Fai 48 diviso 2. Cos'è 48? È 24, allora è la media di giornaliera, ok? 24 ore. Tecnica non mia, tecnica del signor Gann, visse nel 1930. Gann è quello che ha fatto talmente cose matematiche che ha sorvolato con l'aereo le piramidi e le ha calcolate matematicamente. Okay? Però di Gann è un genio incompreso. Però vabbè, lasciamo stare le teorie di Gann. Io sto lavorando tanto su queste cose di Gann perché mi appassiona proprio. Ok, andiamo avanti. Cosa c'è? È la media giornaliera. Ma la 48 che cos'è anche? La media ciclica, perché se io faccio 24 diviso 2 ho la media di 24. Se io faccio 12 per 4 ho 48. Allora c'è un motivo perché la media 48 è importante o no, o no? Dove sono io adesso con il prezzo? Sopra o sotto la media? Sotto. Allora sarebbe più conveniente fare trading sopra la media 48 long, sotto la media 48 short, sopra la media 48 long e sotto la media 48 short. Avete mai parlato, mai sentito parlare di linea di regressione? Ok, questa è una regressione alla fine. Se andate a vedere, siamo sopra, dovrebbe farmi un tot anche sotto. Eccolo qui. Quindi queste sono altre tematiche poi, chiaro? Guardiamo prima questa regressione qui. Il prezzo va sopra il primo ritracciamento. Questo. Anzi, stiamo andando un po' oltre alle cose basi, ma se io adesso mi metto a farvi vedere uno stocastico, vi ubriaco perché non ha senso, sono cavolate. Questa trend line io la sposto qui, guarda, da qui, prima espansione, la sposto qui. Ok? Per esempio. Oppure, attenzione, vi faccio vedere un'altra cosa. Immaginatevi le cose più importanti, guardate. Qui. La metto da qui. Ok? Vedete che la distanza dal massimo assoluto potrebbe essere una scusa per prendere profitto. Allora, pivot più media 48 mi sembra di vedere che funzioni bene i punti di ingresso e di uscita. È quello che vedi, Luca, è quello che ti immagini tu. Non immaginare mai il grafico come lo vorresti. Okay? E questa è non mai immaginare, ah, adesso qui allora sicuramente tornerà sotto. No, non devi immaginare, devi essere una macchina senza emozioni. Il trading è senza emozioni. L'emozione dell'adrenalina, l'euforia, è una cosa che devi fare per te, devi farti un regalo a te stesso, il pregio, ma nel grafico non devi mai cercare di avere ragione. Okay? Adesso sembra molto semplice. Vi spiegherò adesso l'ultima cosa perché io uso la media 48, andiamo un po' sulle cose un po' più sofisticate. Ok, comunque abbiamo visto che con pochi strumenti abbiamo fatto tanto. Ti dico una cosa, Luca, visto che hai interagito con questo, se tu vuoi inserire un'altra cosa, visto che qui c'è la media 48, ne fai così, io vado qui, la ce l'ho qui, ho una 48, la metto a 12, ok? La metto di un colore ciclico che uso io, la metto celeste qui, vado a vedere questa. Che cos'è questa qui? Avete mai sentito parlare di crossover? Attraversa oltre, l'incrocio delle medie mobili per fare trading. Situazione short della media mobile 12 che taglia la 48. Situazione long della media mobile che taglia la 48 per andare long. Certo che c'è questa confusione. E poi c'è di nuovo il trend. Ok? Bene, non voglio andare oltre perché poi andiamo nella ciclica e tutto il resto. Vi voglio far vedere. Vi voglio far vedere delle cose, gli ultimi 2 minuti perché sennò siamo veramente oltre l'orario. Andiamo un po' nel mio campo. Io sono un trader ciclico, no?
cose basilari. Oggi io parlo tanto e vi do sicuramente molte informazioni che tanti non vi danno, ma non perché mi voglio adesso il pregio. Io adesso sono sorto di no, vabbè, io lavoro su 5 minuti con il metodo fascia, lavoro su H1 con il metodo fascia, lavoro sul 4 ore ciclico, H1 ciclico, lavoro anche di tempo, cioè quando io ho una situazione, adesso per esempio è il tempo, adesso lasciamo stare le cose basilari, noi siamo tutti quanti persone adulte e siamo persone che siamo, uno che fa trading deve essere consapevole che è una cosa a rischio, che ci sono tantissime tecniche. Io per esempio il trade oggi short che l'ho fatto nel webinar precedente, se poi avete piacere di andare a vedere quello che vi dico, nel blog troverete tra un'oretta, un'oretta e mezza, quando avrò tempo di sistemare il blog, di inserire la registrazione di stamattina, che io faccio un webinar tutta la settimana, troverete che questo trend qui, questo trade qui l'ho fatto temporale, perché qui incomincia la fase ribassista. La spiegazione è nel blog. Cioè, perché ho costruito questa operatività, mentre il pezzo saliva, che era un segnale long di un altro metodo, questo qui è un segnale short per me. Linea di trend line, analisi tecnica, questa qui non è neanche una trend line normale, è una trend line irregolare. Te li passo subito, Giordano. Devo mettermi gli occhiali, prima o poi mi metterò gli occhiali perché non ci vedo più. Ti avevo detto Giuliano, ma mi sono corretto alla fine. Questa trend line qui non è neanche una trend line, normalmente non è neanche giusta, è irregolare, era presa da questo massimo qui che non era ancora finito. Poi nel video vedete perché era un po' più bassa adesso. Questo è un trend short. Vedete che il segnale l'ho dato qui perché il ciclo 2 è diventato ribassista. Questo è il ciclo 3, ma il ciclo 3 ha fatto la sua espansione rialzista fino a qui, poi cambia quel tempo. Vedete che questo tramezzino che io ho messo qui, il tramezzo tra questo e questo, è proprio la distanza temporale e qui comincia il tempo short di chiusura. Poi c'è l'indicatore ciclico mio personalizzato, vi ripeto, io non pubblicizzo, gli indicatori costano 10 euro al mese perché i ragazzi me li hanno costruiti, devono tenere in piedi tutto, ma tutti gli indicatori ciclici sono 6, 7, 8 indicatori sempre aggiornati, costano 10 euro al mese, non è che sia una spesa chissà cosa, ma vi ripeto, non mi interessa neanche, per questo non vi ho neanche dato gli indirizzi dove andarli a prendere e tutto il resto, magari me li chiedete per Skype, ma non è questo il mio interesse. Se andate a vedere un paio di video miei sul blog, vi rendete conto di cosa io guadagno in una mattinata e quindi non ho assolutamente bisogno di vendere indicatori per 10 euro. Okay? Va bene, andiamo avanti. Questa cosa qui è di un segnale ciclico. Vedete qui, però, non è una media 48, è una media 54, perché il dollaro australiano contro il dollaro americano, sì. È un po' diverso, la sterlina d'oro è diversa, ha una media 64, l'euro dollaro invece ha la media 48. Ok? Questo è l'andamento ciclico. A parte i segnali che vedete qui che non sono stati messi a caso e adesso li ho fatti ieri o l'altro ieri nei webinar. L'andamento ciclico vedete che è sempre conteggiato 1, 2 e 3. Perché l'ultimo però, perché poi vi lascio perché è diventato troppo lungo il webinar. Se io adesso vi faccio vedere che l'andamento ciclico è una cosa che io ricavo da una campana gaussiana, Friedrich Gauss. Io sono italiano, ma sono cresciuto in Germania e quindi sono bilingue, ho fatto le scuole tedesche, Gauss logicamente è tedesco, era un matematico, e quando è morto Gauss gli hanno aperto la testa per vedere quanto pesava il cervello, perché era un bambino a 5 anni, Gauss a 5 anni, aveva fatto la moltiplicazione del 1%, cioè 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, fino ad arrivare a 1% e tutto il resto, il calcolo finito, dopo 5 minuti, gli ha dato al maestro che li aveva zittiti in classe, dicendo: adesso mi calcolate tutti questi numeri, quando avete finito potete uscire. Dopo 5 minuti gli ha dato la fine, perché aveva una mente talmente geniale che riusciva a fare i calcoli che una persona normale non li ha fatti. Quindi è diventato subito un matematico da quel momento lì. Lui ha fatto il calcolo, il sestante, quello che serve per la navigazione. Che lo vai a puntare sulla stella polare per vedere dove era messa la barca, non è come adesso il GPS, avevano degli attrezzi che andavano nei 5 minuti dell'alba, nei 5 minuti di tramonto, dove vedevi l'orizzonte, puntavi questo strumento e vedevi dove eri con la barca, se eri a nord, a sud e così via. Tutti i calcoli matematici che si chiamano la curva degli errori per calcolare la posizione delle stelle, che tutte le stelle non le trovate mai nella stessa zona, negli stessi punti, però ci sono delle stelle che li troviamo sempre nello stesso punto se guardate l'orizzonte, ed era la stella Astris, la Polaris e così via. Lui, calcolando queste stelle, ricavò
il calcolo della campana gaussiana, chiamata come lui Gauss, che praticamente la campana gaussiana potrebbe essere questa. Ok? Che poi la campana gaussiana però potrebbe essere anche una campana gaussiana così. Oppure la campana gaussiana potrebbe essere una campana gaussiana così. Quindi il movimento è rialzista, ribassista, laterale, giusto? Bene, io all'interno di una campana gaussiana ci vedo classico, compressione del prezzo, deviazione standard, compressione del prezzo. Di nuovo, ultima. Ciclo 1, ciclo 2. Aspetta, sono andato un po' troppo. Ah, no, lo rifaccio perché mi è scappato il mouse. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Questo vuol dire che dopo un ciclo 1 forte ho un ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo. Questa è la parte più alta, io lo chiamo Max Gauss, la parte più alta della campana gaussiana. Ciclo 3 che può fare quello che vuole, però poi diventa ribassista e mi fa il ciclo 4. Quindi ho la prima parte rialzista, la seconda parte ribassista di un metodo gaussiano. Però può succedere che il ciclo 3 fa quello che vuole, mi fa queste salite così fuori dalla campana gaussiana. Proprio per questo è chiamata curva degli errori, perché quando io sono fuori ho un errore ciclico. Okay? Se io ho un ciclo 3 rialzista, posso aspettarmi anche un ciclo 4 rialzista. Però se ho un ciclo 3 che è diventato ribassista, il ciclo 4 sarà ribassista. Basta, chiudiamo qui perché sennò siamo fino a dopodomani e io ho anche altre cose da fare. Bene, ok, io vi rimetto i miei contatti. Vi rimetto i miei contatti, vediamo se riesco a farli partire così. Dalla, no, beh, non mi vuole accettare l'altra slide, non c'è problema, la metto così, dai. I miei contatti, se poi, carissimi, carissime, volete farvi una chiacchierata, non volete farvi una chiacchierata con me, mi contattate su Skype, appena ho 2 minuti ci sentiamo, se volete... cominciare con me un percorso di trading, non c'è niente, io non vendo niente, non c'ho corsi, non c'ho niente, quindi non mi chiedete. L'unica cosa che ho è il metodo fascia, che è un metodo completo, che non pagate neanche il corso, ma pagate l'abbonamento degli indicatori per un anno intero, ma questo non c'entra niente perché sono cose che non valgono, non hanno valore, perché con un trade ti paghi tutto l'anno. Ma questo è un corso di 6, 7, 7 video, no, 8 video, adesso non mi ricordo neanche più. Ma a parte questo, se volete cominciare un percorso di trading con me, seguitemi nei webinar, tutto gratuito. E vi consiglio una cosa: non comprate corsi a pagamento, perché vende, se un trader ha fatto un corso e ve lo vuole vendere, ha tempo per farsi le registrazioni di venderti il corso. Ok? Io ci sono passato prima di voi, sono stato 3 giorni a Milano nel 1913, no, nel 1913, nel 2013 sono stato a Milano per 3 giorni, tutto pagato a spese mie di tasca. Dovevo pagarmi vitto, alloggio, non è che avevo tanti soldi, e per seguire un corso in aula a pagamento, dove io poi alla fine, cosa è successo? Nessuno, sono tornato, che io non vivo in Italia, sono tornato sapendo dove andavano messe le resistenze e i supporti, ho pagato migliaia di euro. Ragazzi, non comprate corsi, c'è YouTube pieno zeppo di tutorial, pieno zeppo di cose. Se vi fa piacere seguirmi perché magari vi sto antipatico o magari sono simpatico oppure sono antipatico, ma almeno sono uno che sa dire le cose così come sono, andate nel mio blog, iscrivetevi ai webinar gratuiti, che è tutto gratuito, e mi seguite. Piano piano si fa un appuntamento, diciamo una relazione, diciamo, che piano piano io poi mi ricordo i nomi, tutto il resto, e incominciate il percorso, incominciate il corso metodo fascia sul blog. Sono 9-10 video gratuiti, tutto il corso metodo fascia è tutto lì, scusa, metodo ciclico, imparando come si muovono queste campane gaussiane e tutto il resto. Poi il resto, per diventare trader, ce l'avete dentro di voi. Io non sarò mai in grado di trasmettervi le mie emozioni, il mio atteggiamento con il mercato. Queste sono tutte altre cose. Grazie a tutti della partecipazione. Non vi ho messo il link, ve lo metto adesso perché poi mi sgridano: ah, non hai passato il link. Allora, ve lo vado a cercare perché non me lo sono preparato, logicamente. Bravo Paolo, non ti prepari mai niente. Non è questo, è questo. Allora, se volete seguirmi, che vi segue Andrea, perché poi mi sgrida Andrea, questo vi do il link. Se vi fate un conto qui, vi segue automaticamente Andrea del gruppo del supporto italiano.
Ok? Questo è l'unico, così nella registrazione c'è che ve l'ho passato, così non mi rompono le scatole. Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente la prossima volta, sempre sugli stessi schermi. Ciao ciao, alla prossima, ciao ciao!